qualcuno mi ha detto, ma quando posti le nuove ricette? Ecco, sono tornato. Sono stato fuori all'estero e ho una voglia, adesso quando stai all'estero c'è una voglia matta di mangiarti un bel piatto di pasta. Questo è il mio primo piatto di pasta quando sto fuori una settimana. Allora, come la facciamo? Come ci mangiamo? Sono ritornato col freddo, quindi broccolo romanesco, peperoncino, aglio. Ma a casa Mariola può mancare questo, il pecorino romano? Ma certo che no. Paccheri e poi sua maestà, la signora di Monte San Biagio, salsiccia di Monte San Biagio. Allora, così calmiamoci, rilassiamoci, dobbiamo fare sta cosa veloce e buona. La salsiccia Monte San Biagio, adesso vi racconto. Non è una cosa, una salsiccia normale, è una salsiccia che esiste da sempre, addirittura dal VI secolo. E vedete questo colore? Perché peperoncino dolce, coriandolo secco, tostato. Ah, guardate qua, grasso pari a zero. È il 25%, non posso avere il 25%. Questa è una doppia, è una cosa seria. Quindi la sbriciolo piano piano, così, bella, profumata. Guardate che pezzettoni di ciccia. La facciamo abbondante. Quindi che cosa cucino? Pacchero, broccolo e salsiccia di Monte San Biagio. Che bontà, c'ho una voglia. Sale grosso, qua. Che cosa ci mettiamo qui? Eccolo qua. Il re dell'inverno. Broccolo romanesco. Mario è pronto fra un po', si lamenta già. Allora, com'è il broccolo romanesco? Il broccolo romanesco è questo qua. A pizzo, a piramide, deve essere così con la punta. Quelle cose arrotondate non so broccoli romaneschi, questo, ok? Fotografato? Perfetto. Poi tagliamo il sotto, così. Allora, tagliamo il sotto. Poi che faccio? Taglio tutto a cimette, oh yeah? Così? Allora, vedete, ho tolto le parti più grosse, dure. Questo qua, mia madre e fogliette le avrebbe buttate, ha detto queste sono tenere, le possono mangiare, quindi cuocile. Ah, ma stavolta le metto da una parte. Poi andiamo avanti, butto in acqua in piena ebollizione, questo è troppo grande, fate i pezzi un po' della stessa grandezza, quando non sono della stessa grandezza li tagliamo a metà o in più parti. Perché? Perché? Così si cuociono uniformemente, no? Ecco qua, belli. Così, nel frattempo, broccoli che si cuociono, vi faccio vedere come devono essere cotti, vi farò vedere come la cottura, la salsiccia che vi ha piano piano, ci vediamo tra quanto? 7 minuti? È sufficiente. Voi non lo sentite, ma arriveremo pure a farvelo sentire. Che cosa? Il profumo, cioè non potete capire che cosa è. Questa è un pezzo di coscia di maiale messa dentro al budello vero, è una DOP questa, con la cucchiarella, così si chiamano a Roma, girate bene bene, fate ben cuocere la salsiccia, il maiale va cotto bene, nel frattempo prosecchino che ci serve pure per sfumare la salsiccia, bicchiere, come mi sento come un prete per la messa, vedete, autografato. Vai. Ci siamo quasi, sfumiamo, così pulisce bene pure il fondo della nostra padella, guardate, così, ecco qua. Vediamo la cottura dei broccoli, ancora non ci siamo. Allora, qui sta roba poco cotta non va bene, qua c'è il broccolo un po' sfattarello. Allora, grasso pari allo zero, questo qua è solo il liquido del vino, è evaporato l'alcol, è rimasto il liquido, che bontà. Una botta così con la carta, pulisco tutto. Adesso insieme lo facciamo. Apro l'anteprima dell'olio di Giorgio Franci. Me l'ha mandata. Ha detto assaggia, la sfiga. Che roba. Allora vado. Guardate qua che colore. Vai. Bello, l'olio, buono. Mi raccomando. Rifacciamo il soffritto. Uno spicchio d'aglio, l'olio, il peperoncino, un po' piccantino. Vai così. Broccoli. Guardate la cottura. Vi faccio vedere, come dicono a Roma, si sfragnano, guarda, così, vedi? Ecco, vedete come si fanno? Cotti, roba al dente non serve qui. E metto al posto dei broccoli i paccheri, qua dentro, nella stessa acqua di cottura.
fate bene insaporire i broccoli qua dentro, belli così. Tolgo l'aglio, ha fatto il suo lavoro, l'abbiamo soffritto. Poi aggiungiamo un pochino di acqua qui. Poca. Poi, ho fatto cascare tutto, non c'è problema. Metto la salsiccia e, come si dice dalle nostre parti, adesso può anche piovere, anche nevicare. Metti qua, sto ben di Dio. Mentre la salsiccia, il broccolo, l'olio, l'aglio, il peperoncino si baciano, fanno un po' l'amore, attendono il pacchero che si cuoce. Tra pochissimo, per modo di 10 minuti qua ci vogliono. Ecco qua il pacchero. Abbiamo bisogno di acqua per mantecare. Vado così, diamo fuoco, proprio diamo potenza all'induzione al massimo. Li facciamo bene assorbire proprio tutto il saporino, tutte quante le cose. Però adesso il tocco ci vuole. Ci sarà già qualcuno pronto, lo sapevo e ce lo mettevi. Eh sì, ce lo metto. Pecorino, vai. Sentite musichetta questa? Vai, mamma mia. Cioè, come meglio festeggiare il ritorno a casa? Casa, dolce casa. Via qua, bello di mio. Vai, zacchete. Vado a ritmo. Guarda qua, vai, mamma mia, ma che roba è? La sentite? Oltre alla musica, il suono è lui, il suono dell'amore. Allora, assaggio. Allora, mamma mia ragazzi, guardate qua che cremetta. Hai capito perché il broccolo deve essere cotto? No, qua roba ardente? Così, guardate. Mamma mia. Bella. Poi i pezzetti di ciccia così, da paura, da bontà. Il broccolo che è dolce. La salsiccia gli dà quel gusto aromatico. E storio. Bello Giorgio Franci, buonissimo. Piatto eccezionale, con due spicci, mi raccomando, broccolo di stagione, adesso, comprato una d'estate, è tutto strepitoso, e salsiccia di Monte San Biagio, buonissima.